qualche foto sbiadita, tracce più o meno lontane nel tempo e quel che viene reso noto dei sei most wanted, di sei superlatitanti più ricercati d'Italia. Nomi noti come Graziano Mesina o Matteo Messina Denaro, che in cima alla lista, o persone poco conosciute ai più come Renato Cinque Granella e Raffaele Imperiale, poco noti all'opinione pubblica ma conosciutissimi dagli investigatori che li cercano da anni. Segugi specializzati nella ricerca di latitanti della criminalità organizzata seguono ogni più piccolo indizio, setacciando vite e comportamenti dei loro congiunti, analizzando ogni possibile traccia. Eppure loro sono come fantasmi. Matteo Messina Denaro è ricercato dal 93, 28 anni, durante i quali ogni tanto sembrava si fosse vicini alla cattura, invece il boss della mafia ha continuato ad essere un fantasma, tranne che per un file audio trovato di recente. Lo cercano dappertutto. Nella pagina dedicata ai superlatitanti dal Ministero dell'Interno c'è anche un altro esponente mafioso, Giovanni Motisi. Lui è sparito nel 98 da Palermo, deve scontare un ergastolo. Tra le prime ore rosse anche due camorristi e due criminali dell'anonima sequestri. Uno il bandito Graziano Mesina, Grazianeddu, come lo chiamano, personaggio storico della criminalità sarda, venne graziato nel 2004 dal presidente Ciampi, ma poco più di un anno fa venne accusato di estorsione e traffico di droga. Attilio Cubeddu, l'altro sardo, nel 97, approfittando di un permesso, non fece rientro nel carcere di Badue Carros, dove era rinchiuso. Renato Cinque Granella, 72 anni, Napoli, è ricercato da quasi 20 anni. L'ultimo della lista, il più giovane, è Raffaele Imperiale, latitante dal 2016, ma da Dubai ha rilasciato interviste e vive da ricco. È accusato di aver trafugato due Van Gogh per conto della criminalità.